sono i ricavi del merchandising. Ricavi del merchandising, Bobby Charlton diceva, per noi sono l'equivalente di 60 milioni di euro. Ti parlo del 2001, E Giancarlo mi faceva, Eugenio, quanto saranno? Ci si arriva a 200-300 mila euro. Dico, sì, ma digli un milione, dato la virgoletta. Ecco, il nostro tipo di dibattito era questo. Che cosa significa merchandising? Significa che in una delle cose, ma la cittadella, anche se tutto va bene, e ci vuole 7-8 anni prima della sera. Ora è che tu vuoi il calcio, si gioca anno per anno. Siccome io vado allo stadio e quando comincia la partita, specialmente all'inizio, io penso di giocare per vincere lo scudetto, se no un tifosi che va a fare allo stadio? Bisogna sognare sempre il massimo, sognare il massimo. Purtroppo è finita l'epoca dei mecenati e tirano i soldi. L'ultimo forse ne stava Vittorio e si è rovinato la vita per la Fiorentina, forse l'ultimo. Però prima i residenti facevano e tirano i soldi. Ora, voglio dire, non dico lo posso fare io, ma insomma, No, voglio dire, si sa, per me bisogna anticipare per poi riprendere i soldi. Questa dello stadio prima o poi verrà fatto, non è tale, ci vuole anche un po' di cuore. No, ora lui dirà di no, tutto il contrario, nel 1901. Allora, esiste uno studio che potete vedere su Viola News. Negli ultimi 3 anni, la Fiorentina ha conseguito gli stessi risultati in campo nazionale e internazionale di Juve e Milan, spendendo la Fiorentina per ingaggi netti massimo 60 milioni in 3 anni. Milan e Juve, per conseguire gli soliti risultati della Fiorentina, hanno speso 320 milioni ciascuno. I coglioni li girano, scusate, come diceva Bartali per i francesi, no? Vuol dire che non è esatto, spendo, vinco. La dimostrazione ce l'abbiamo. Perciò, ma Moratti ha forzato a spendere. Ma Moratti aveva Rossi nel 2006, purtroppo, e la dimostrazione ce l'abbiamo avuta. Quello che voglio dire è un'altra cosa. Il discorso della cittadella, bisogna stare attenti, perché ci stiamo forse rovinando un po'. Cosa un cefubezzo fa goppe e passare avanti. Fregati, capito? Fregati. Io lo so, tu ragioni, tu dici un monte di belle cose. Poi si va avanti. No, ma sono dati veri, posso dire. Si va avanti, anni 90. Io sono, me lo ricordo, andare a lavorare a Bologna, viene Gigi Radice, io mi ero un po' disinnamorato del calcio, va bene? La Fiorentina negli anni 90 diventa un fenomeno, si gira secondi, si campa di prepotenza, con Gigi Radice si va in Serie B, si sa come succede, una tragedia, e non una tragedia, cosa del genere. La fortuna è che ci sono persone come Gianni, che l'ha premiato la mia figliola alle Piagge Eliadi, che l'ha vinto il tira e bersaglio, per dire che gli hanno trovato il sistema e capire che una grande città come Firenze l'ha bisogno anche di queste cose, perché se non c'era loro, per l'amor di Dio, non c'era. Vittorio si è rovinato, il suo babbo, lui lo conosceva bene, il suo babbo, lui, il Titi, quell'altro, Mario era un altro soggetto. Vittorio era fuori categoria, se lo vede alla televisione è fuori categoria, in piedi sulla balaustra, non si vende Battistuta, l'aveva belle firmato un senso a Roma, capito? E sono d'accordo su tutte queste cose, però l'è tanto. Cosa porta? L'è tanto, l'è troppo, l'ha capito? L'è troppo. Ora questi sono qui, ci parlano, ci dicono, però da febbraio a oggi Prandelli non ha vinto una partita. Lui lo sapeva, perché io a Grassina, te tu lo sai, tu mi hai visto, con l'assicuratore a Grassina, ho trovato uno che fa il giornalista, un bischero qualunque di Firenze che fa il giornalista e che mi ha detto Prandelli va via. Ed era gennaio, gli ho detto te tu sei grugnone di cervello, no, e non era lui grugnone di cervello, ero io grugnone di cervello.
perché le è andato via davvero. Ci hanno buttato fuori dalla Champions League per pigliarci l'allenatore, per tornare a Firenze con la nazionale invece di fischiarla. Bisogna applaudirla, perché noi Cesare si applaudisce, perché gli è stato un grande, come diceva lui. Ecco qual è lei il problema. Allora, noi che si può fare per risolvere questa situazione? Ultimi 100 anni di una squadra di calcio. Solo per quello ho avuto messi in ginocchiarmi davanti a Prandelli. Chi critica Prandelli è roba da recupero. O non c'è più, basta, o se ne va da me. No. Che la stai avvicinando? Voleva tirare? Allora, volevo dire Vargas, l'esempio di Vargas, ok? Dopo un paio d'anni, gli era lì, dice, Prandelli finalmente gli riuscì a trovare ogni posto. Lo sapeva con un demente che lui doveva giocare, ma giocava nel mica. Bravo! Ma lo sai che se rimane Vargas e lo riporta Terzino Mihajlovic, ce l'ha detto anche. Che lo sai, eh? Che lui ce la faccia. Guarda, lei se la fa con il diverso e Mihajlovic ce l'è bello in morco. Quello dell'uccellone non è a mio Dio. Ma io sì. Dopo 2 anni non vorrei essere frainteso, io non credo. No, no, che c'è? Ormai Prandelli non c'è più. Ora bisogna guardare avanti. Bello che ti dispiace! Sì, ma ora bisogna guardare avanti, però qualcosa bisogna sforzarsi. Spendere per poi riprendere, perché ora gli abbonamenti sono addormentati. Bisogna che Pantaleo faccia un miracolo, ma non comprare cinci di merda, comprare un giocatore di altissimo livello. Io le anni che chiedo un grande centrale, ma portavo Felipe, ha detto anche la colpa a me, per ora non ha fatto il bischerai. Speriamo i migliori. Chi è il primo nome? Felipe può darsi che quest'anno gioia, perché non credo possa essere. No, no, manca Firenze, si saltava per Bressan, voglio dire, per incontristi spesso si. Noi abbiamo avuto, a differenza di altre città, l'idolo non nel grande attaccante. L'abbiamo avuto proprio nella persona che sapeva anche mostrare tutta la grinta, la Brocchi, Alessio Tendi, ma io penso a tutta una generazione di centrocampisti, penso anche a Dunga stesso, come esaltava, proprio perché metteva nel cuore la grinta, la determinazione, il carattere. Io sono convinto che in realtà potrebbe quest'anno essere l'anno in cui è l'allenatore che dà a tutti quel pizzico di mordente in più. L'anno scorso noi ci siamo trovati di fronte a partite in cui, se facciamo l'elenco delle partite perse, gli ultimi 5 minuti, proprio perché ci mancava quella grinta e quella volontà di portare a casa il risultato a costo di buttare il pallone fuori della tribuna. Ecco, io penso che l'allenatore potrà davvero dare qualcosa in più rispetto all'ultimo Prandelli. Io vi dico come ho vissuto l'ultimo Prandelli, sono una persona che stima enormemente, gli vuole un sacco di bene e in questi 5 anni lui lascerà il segno per Firenze, però gli ultimi 6 mesi, vi posso assicurare, sono mesi nei quali non ce n'aveva più voglia lui. Non voglio in questo citare il nome di calciatori, però io ho visto una sera a cena, per un motivo così privato, 3 di questi calciatori, alcuni di questi non ci saranno più, ma che li aveva portati lui a Firenze, e mi dicevano: vedi, noi eravamo abituati per 4 anni a Prandelli che finiva la partita la domenica, lo vedevi andare via a casa e la mattina dopo, all'allenamento del lunedì, lui aveva già impostato i nostri schemi tattici in funzione dell'avversario della domenica. Sapeva già che l'esterno doveva correre un po' più avanti perché aveva di fronte l'esterno X della squadra che giocava, che dovevamo fare una serie di passaggi perché il centrocampo della squadra con cui